Per l'Italia che non ha paura, il PD scende in piazza il prossimo 30 settembre. Per cosa, onorevole Pezzopane? Perché l'Italia da qualche mese è governata da una classe dirigente contraddittoria, in contrasto l'uno con l'altro, e che stanno solo alimentando ulteriormente paure, depressione sociale, e senza dare le risposte che avevano annunciato. E ogni volta che si trovano di fronte a un'assunzione di responsabilità attribuiscono ad altri queste responsabilità. Pensiamo all'ultima clamorosa vicenda: non ci sono le coperture per il reddito che hanno promesso, il reddito di cittadinanza, e insultano e minacciano i dirigenti dello Stato, perché i dirigenti dovrebbero trovare le coperture, ma quando mai? È la politica che fa le scelte, decide se delle risorse si spostano su una cosa o su un'altra. E nel recente passato il governo di centrosinistra ha deciso per esempio di mettere 6 miliardi all'Aquila per la ricostruzione. È chiaro che se non avesse fatto la politica questa scelta, la Ragioneria Generale dello Stato non ce l'avrebbe messi. Ma in sostanza è una manifestazione per dire dei sì contro questo modo di governare e per avere una maggiore apertura. La crisi economica nazionale e internazionale è stata in questi anni drammatica. Ora che ci sono i primi segnali di ripresa, e questo governo non è pronto a recepirli e a farli diventare potenza, potenza economica, potenza sociale, e quindi si mette in contrasto con l'Europa, litiga con gli altri paesi, si allea con Orban, che è uno dei paesi che per esempio non vuole accogliere gli immigrati, quindi dice che non vuole più gli immigrati e poi si allea con chi non li vuole accogliere. Quindi davvero un processo contraddittorio. L'Aquila sarà il 30 a Roma, abbiamo organizzato un pullman, chiunque volesse aderire a questa presenza a Roma è ben accetto. Il pullman partirà alle 11 domenica mattina 30 dalla Meridiana, accogliamo ovviamente le prenotazioni e andremo anche con i nostri contenuti. L'Aquila va a Roma anche per dire che è una vergogna che ci hanno scippato 18 milioni per le periferie, e le periferie sono quelle che più hanno bisogno, le frazioni, le periferie avevano dei progetti ormai cantierabili, molto importanti. E poi diciamo di no a questo governo sulle questioni della ricostruzione, tutto bloccato, senza sottosegretario, Marchese in scadenza, gli uffici speciali in scadenza, le pratiche sono sempre di meno, e quindi abbiamo come aquilani dei motivi forti per dire cambiate passo o andatevene a casa.